Al via la nuova edizione di Vedi Napoli d'estate e poi torni, il progetto dell'assessorato al turismo e alle attività produttive del comune che propone itinerari tematici guidati ed un suggestivo concerto all'alba di Ferragosto dalla terrazza panoramica di Sant'Antonio a Posillipo. Dal 4 luglio al 27 settembre saranno proposti 10 percorsi per un totale di 78 itinerari gratuiti con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite dedicati all'acqua e al mare e divisi in 3 grandi aree tematiche. Noi siamo ottimisti, sappiamo che d'estate ci saranno molte più presenze, aumentano i turisti anche delle crociere, i crocieristi che permangono anche una notte nella nostra città. Performance narrative a cura dello scrittore Amedeo Colella accompagnano visitatori alla scoperta delle antiche banche dell'acqua cittadine. In programma anche itinerari alla scoperta del caratteristico buvero di Sant'Antonio a Porta Capuana e passeggiate guidate nella Napoli greco-romana e bizantina. Tutto è incentrato, come avete visto, sul tema dell'acqua, quindi anche un po' in continuità col Maggio dei Monumenti che quest'anno, come sapete, è stato dedicato all'acqua. Pensiamo solamente a quante locuzioni, per esempio, dall'acquafrescaio provengono ancora oggi in lingua napoletana. Per dire una domanda ovvia, acquaiolo, l'acqua è fresca, e che lo chiedi a fare? È fresca, insomma. I nevaioli portavano il ghiaccio nelle sacche, quando uno va di fretta, ma pare sempre che tiene a neve in da sac, ma la sacca era la sacca che era sull'asino che era fuori. La rassegna Vedi Napoli d'estate e poi torni offre ai visitatori la possibilità di ammirare Napoli e la bellezza della sua costa anche dal mare, con 2 itinerari a bordo di gommoni e barche a vela. L'anno scorso mi chiedevano: ma come si fa a vedere Napoli dall'acqua? E quindi l'abbiamo voluto quest'anno accontentare. Infine, una chicca quest'anno, l'ho voluto io, si farà il concerto all'alba di Ferragosto. È stato scelto un luogo iconico della nostra città, e cioè la terrazza che sta a Sant'Antonio su Posillipo. Ci saranno musiche di Astor Piazzolla, però anche musica napoletana, ovviamente canzoni napoletane. Da luglio a settembre ci saranno in città 20 tutor turistici operativi nel weekend tra Info Point, servizio informazioni in bicicletta e a bordo di una macchinina elettrica.